ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tra i numerosi messaggi giunti al senatore Guido Castelli per la sua nomina a commissario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia, anche quello del governatore Acquaroli, che afferma di essere certo che potremo iniziare una nuova fase della ricostruzione dei nostri territori colpiti, sempre più in sinergia con le regioni e con le comunità che stanno affrontando con grande determinazione questo percorso. La collega senatrice di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi, elogia la nomina effettuata da parte del premier Meloni. Una persona, un amministratore capace, competente, preparato, che ha dimostrato sia come sindaco di Ascoli Piceno e poi come assessore che seguiva proprio il tema del sisma e della ricostruzione in consiglio regionale le proprie capacità amministrative, professionali ma anche umane. Un ringraziamento ovviamente va anche al suo predecessore per il lavoro svolto fino ad oggi. Sono certa che il collega saprà lavorare molto bene per tutte le regioni terremotate per ridare uno slancio nuovo ad una ricostruzione che stenta a ripartire, un tema cruciale per la nostra regione, un tema cruciale al quale il governo Meloni ha saputo dare la necessaria e giusta attenzione. Anche il sottosegretario Lucia Albano esprime apprezzamenti a riguardo. Il senatore Castelli è stato sindaco di Ascoli proprio durante il terremoto, è stato assessore alla ricostruzione, sono certa che farà un ottimo lavoro, io sono disponibile ad una collaborazione per la delega che ho ricevuto dal ministro Giorgetti proprio sul sisma, quindi buon lavoro al nuovo commissario Castelli e lavoreremo sicuramente in stretta collaborazione. Critiche invece dalla PD Marche, che definisce un errore sostituire Legnini perché figura autorevole, sostenendo che il nuovo commissario si deve dimettere dal Senato. Io penso che sia stato commesso un errore perché il commissario Legnini aveva cambiato l'impostazione della ricostruzione nelle aree terremotate ed è, non è Mangialardi che lo dice, lo dovete chiedere ai comitati, ai cittadini, ai sindaci che hanno apprezzato molto e hanno trovato con lui un percorso molto molto determinato e efficace. Permettete una battuta: se Guido Castelli avesse voluto occuparsi veramente della ricostruzione, l'avrebbe fatta da assessore regionale, della quale aveva la delega, e avrebbe potuto continuare quella collaborazione con Legnini. Ora lui è senatore, questi due ruoli secondo lei si conciliano? Dico che Legnini da consigliere regionale si è dimesso per dedicarsi completamente all'opera della ricostruzione. Ci sono esempi che magari possono essere seguiti.